Bentrovato a Rosennero, ben ritrovato a Rosennero, direttore. Buonasera. E allora, subito partiamo, intanto le parole di Salvatore Geraci, gli ospiti già li conosciamo, Salvatore Geraci, Massimo Norito, Paolo Vannini e Ignazio Arcoleo, ci saranno anche le domande da parte dei tifosi. Noi abbiamo aperto questa puntata di Rosennero dicendo che domani mattina sarà una giornata importante, soprattutto perché insomma Perinetti avrà questo colloquio abbastanza intenso, immaginiamo, con Federico Pastore, agente di Enzo Maresca. Abbiamo detto una cosa assolutamente non vera, ci abbiamo preso, a parte gli scherzi, è una situazione fluida questa con Maresca? No, fluida non lo so, bisogna verificare per vedere se può essere fluida o meno, un'idea, quindi ci saranno gli incontri, sicuramente uno anche con l'entourage di Maresca e poi vediamo anche gli altri, perché non è che lavora su una sola ipotesi, quindi si lavora su più ipotesi, sicuramente sarà anche un incontro relativo a Maresca. Poi dopo tutto c'è da vedere, perché se c'è fattibilità, se c'è volontà, tante cose, quindi tutto va verificato, diciamo uno degli appuntamenti in agenda è questo, però ce ne sono anche altri. Volevo dire una cosa, sentivo il discorso dei portieri, no? Però mi permetto di dire che Geraci ha puntualmente illustrato la situazione, ma se il Palermo, che vuole vincere il campionato e che vuole in tutte le parti giocatori doppi in ogni ruolo, non avesse avuto i cani, penso che l'assenza di Sorrentino si sarebbe sentita molto molto di più, perché il problema non si pone in essere intelligenti, deve essere disponibili verso la società, verso un Palermo che scorso purtroppo retrocesso, colpa di tutti, quindi adesso bisogna restituire al Palermo questa Serie A, e allora bisogna che ognuno faccia la sua parte con responsabilità, si faccia l'ora pronto quando deve. Quindi credo che il problema del turismo portiere non esiste, perché se si vuole vincere il campionato bisogna avere giocatori quasi dello stesso livello o per ogni ruolo. Massimo Norito, per te. Buonasera Giorgio, due domande. La prima, tornando un attimo indietro a Maresca, ti chiedo quali sono le caratteristiche del giocatore che te lo fanno ritenere, diciamo, utile e funzionale al progetto Palermo. E la seconda domanda è, parliamo tanto di incontri per prendere dei giocatori, ma stando ai regolamenti, alle liste, via dicendo, tu dovrai avere anche degli incontri per cedere dei giocatori. C'è qualcuno in questo momento più vicino alla cessione di altri? Beh, quello che dice è ovvio, è il sacrosanto, e stiamo lavorando anche su quel fronte. Naturalmente, come sempre accade, il mercato, tutti prendono tempo e poi dopo succede che si fa tutto alla fine. Questo è un malvezzo del nostro calcio, per questo io sono un assertore dell'utilità del mercato più corto, perché è inutile protrarsi, tante cose potrebbero essere già fatte ma non si fanno, perché ognuno aspetta qualche ispirazione divina, perché l'altro aspetta a vincere la lotteria, l'altro aspetta che Mourinho venga a scegliere i giocatori, cioè tutto questo è un atteggiamento che abbiamo, quindi rimandiamo sempre e poi ci troviamo l'ultima settimana a fare tutto di corsa, mentre il tempo potrebbe essere utilizzato per allenarsi già le nuove squadre. È così, non è che si possa avere la presunzione di cambiare le cose, bisogna adeguarsi, avere pazienza, lavorare e andare avanti. Premesso che poi i nostri calciatori, insomma, a lasciare Palermo si pensano una o cento volte, quindi c'è anche questo problema, tra virgolette, però è come il problema della lista 18, quindi qualcosa bisogna fare. È chiaro che Bacinovic in questa ottica sa già che dobbiamo trovare una soluzione, lo capisce lui per primo, quindi insieme stiamo cercando con il suo agente, con lui, di essere migliore possibile. Paolo Vannini. Mi ha risposto su Maresca, però. Sì, la prima era su Maresca, la seconda era sui giocatori in esubero. Sì, Maresca. Maresca, abbiamo parlato con l'allenatore, nelle varie ipotesi che abbiamo fatto c'era anche questo, è un ragazzo che è sempre stato un giocatore di centrocampo, una spiccata qualità, diciamo, di
geometria, il giro palla, buona tecnica, un buon calcio nella distanza, su punizione. Barbanti lo fece debuttare nella prima del Cagliari dopo aver lasciato il Palermo, e fu lo preso dagli allievi, giovanissimo, lo mise nel Cagliari e già giocava in quella posizione, già me ne parlavo all'epoca. Poi l'ho conosciuto alla Juventus, insomma non è che mi doveva presentare, un giocatore che era sul piano dinamico, può lasciare qualcosa, ma certamente sul piano della personalità, della regia, ha grande esperienza, ha giocato a grandi livelli. È una delle ipotesi che stanno cercando di battere. La nostra idea era quella di avere già il 7 gennaio Vitello e il centrocampista centrale da consegnare a Iacchini, era stato scelto Valdés, però il riferimento al Colo Colo ha provocato in Valdés una possibilità di tornare in patria, appunto, un triennale di buon livello che in Cina non è stato mai dato a un calciatore, quindi adesso stiamo cercando altre soluzioni. Una può essere quella di Maresca, non è l'unica, ma può essere. Ok, Paolo Vannini per te. Sì, ciao. Ciao. No, aspetta, scusami Giorgio, ma ti abbiamo sentito. Sì. Stavi dicendo? Certo. No, cioè, dipende da tanti fattori, perché per esempio considerare gli aspetti economici, per esempio considerare tante cose. Quindi, aspetti economici soltanto con il giocatore che deve accettare, diciamo, questo piano nuovo di ingaggi del Palermo, o anche con la Sampdoria? Deve anche accettare eventualmente non le sue pretese. Parliamo di giocatori che hanno ingaggi doppi. Non abbiamo sentito. Giocatori di fare un piano di stipendi e poi prendiamo chiunque venga a qualunque prezzo. No, dobbiamo fare delle valutazioni, se le cose si possono combinare, è questo che dobbiamo valutare. Se anche gli aspetti tecnici, gli aspetti economici fanno insieme. Paolo Vannini. Ciao Giorgio, sì, mi immagino anche aspetti contrattuali, perché se non sbaglio Maresca, che farà 34 anni a febbraio, ha un curriculum straordinario, attenzione, però è un giocatore che, se non sbaglio, va in scadenza di contratto a giugno con la Sampdoria, quindi anche la parte contrattuale è abbastanza, come dire, singolare, cioè bisogna che il Palermo trovi anche, penso, una sua convenienza, visto che è stato detto più volte che ha un budget abbastanza contenuto, ed è anche logico che lo sia. Io ti voglio fare però una domanda un po' diversa, che per invece quasi esula dal mercato. Il Palermo si trova a affrontare per la prima volta, e per la prima volta lo affronti anche tu come dirigente e Iacchini come allenatore, una situazione assolutamente inusuale, che è quella di un mese totale di sosta agonistica, che in Serie B, come si sa, esiste da 2 anni, e noi fortunatamente gli altri anni eravamo in Serie A e quindi non l'abbiamo vissuta. Ecco, come l'ha organizzata il Palermo questa fase, questa ripresa di preparazione piuttosto intensa, con l'anticipo di 3 giorni rispetto al previsto, con doppi allenamenti, con allenamenti, mi pare, abbastanza sostenuti? Solo un modo per immagazzinare energie per il finale di campionato, solo un modo per tenersi concentrati per riprendere subito forte, visto che è un'incognita, no? Questo mese totale di sosta, che potrebbe cambiare qualche equilibrio. La risposta, ha detto Iacchini, intanto mi sembrava non aspettarsi altro in questa sosta, per fare un lavoro fisico con il suo preparatore, per mettere ancora benzina alle gambe, importante, anche perché lui, quando è arrivato, ha sempre dovuto giocare, non ci sono state mai soste, non c'è stato mai, la Serie B non prevede naturalmente soste, quindi l'unica occasione per fare un certo tipo di lavoro era questa sosta qua, questo periodo di fermo, e credo che lo stia approfittando. Oggi abbiamo visto l'allenamento, è una squadra veramente, con tutta la fatica che sta facendo in questi giorni, però era brillante, e ha fatto una partitina, una classica partitina finale, dove si dice a chi segna vince, e c'è voluto un quarto d'ora in più per stabilire chi segnasse, no? Poi c'è stato un tiro di Hernandez, si era sbloccato gli equilibri, ma era uno spettacolo vedere l'intensità, la voglia, combattimento proprio agonistico che c'era tra queste due squadre a metà campo, dimostra una grande voglia di queste ragazze e una grande disponibilità. E voglio ricordare quello che poi diceva adesso Ignazio, veramente giusto, per l'impressività di Massimo, non so chi arriverà adesso nel centrocampo del Palermo, però io vorrei ricordare che questi sono giocatori in aggiunta a quelli che hanno comunque portato prima il Palermo. Ma io dobbiamo stravolgere una squadra o trovare di correttivo una squadra che
per allontanare l'obiettivo. La squadra deve mantenere l'obiettivo. Gli sforzi della società sono tesi a dare agli Achilli maggiore possibilità di avere giocatori per poter mantenere questo primo posto. Però ricordiamoci, i ragazzi che hanno giocato fino adesso sono i primi posti, quindi chi arriva non è detto che debba per forza essere il messia che arriva, che deve mettere tutto a posto. Deve essere un giocatore utile e funzionale a dare a Achilli una maggiore possibilità di scelta, ma non è che dobbiamo stravolgere una squadra che ha fallito in questo giro d'andata. È una squadra che comunque difende il primo posto dal 25 in poi. Salvatore Geraci per Giorgio Perinetti. Giorgio, ciao. Premesso che io sono dell'idea che questa squadra ha già fatto talmente bene che toccarla per toccarla non ne vale assolutamente la pena, e che quindi se si riesce a trovare la possibilità di arricchire l'organico, bene, ma comunque il discorso non cambia assolutamente le prospettive della squadra. Vorrei partire un po' da lontano per poi arrivare a un discorso che è generale, ma è anche e soprattutto forse del Palermo, di squadre che come il Palermo sono in Serie B o comunque vogliono rilanciarsi. Cioè, che il calcio nostro sia povero penso che ormai l'abbiano capito tutti. Se non l'hanno capito tutti, basta che guardino le partite o che guardino i giocatori che noi impegniamo in campionato, sia in Serie A che in Serie B. Che poi ci siano dei grossi problemi, è venuto uno da fuori, dall'Indonesia, a spiegarcelo, perché il signor Toir ha fatto un'operazione con l'Inter che secondo me è straordinariamente efficace. C'è uno che si è reso conto che c'ha un bilancio nettamente in passivo, ha detto che mette dei soldi, ma non ha detto che mette dei soldi perché compra ora a gennaio dei giocatori. Ha detto il contrario. Ha detto questo perché dice prima vendo, perché la logica è questa qui, insomma è inutile che noi ci trinceriamo dietro soliti discorsi che poi non portano a nulla di costruttivo, perché se noi diamo alla gente l'impressione che il Palermo va sul mercato per risolvere determinati problemi, per portare il Pirlo della situazione, per portare giocatori di grandissimo talento, giovani o anziani che siano, siamo completamente fuori strada. Noi dobbiamo arrangiarci con quello che in questo momento, non la situazione solo del calcio, ma la situazione della vita ci impone. E allora il Palermo ha preso un giocatore come Vitiello, ha fatto benissimo, bravo, bravo Perinetti, ma è sempre bravo Perinetti o bravo chi va dentro a queste situazioni, perché sono finiti i tempi in cui portavamo, a torto a ragione, poi la storia lo dirà, il signor Vasquez per 6 milioni e mezzo oppure altri giocatori di minore talento e di minore utilità per la squadra con altrettanti milioni. Oggi deve andare a fare i conti veramente con l'euro, ma facendoli proprio per non pesare sulla società, per non pesare sui bilanci, per cercare di non far morire quello che è rimasto del calcio italiano. Ma Salvatore, credo che siano considerazioni molto attente, molto acute. Io direi però che il Palermo, per conquistare, riconquistare questa Serie A, intanto sta ricettando offerte per i giocatori migliori, che pure ci sono, anche per soldi importanti, perché la Serie A è prioritaria in questi discorsi. Quindi già mantenere dei meriti giocatori che sarebbero da, stanno giocando in B anche con un buon profitto, credo che sia già un'operazione comunque che vuol dimostrare che c'è tutta la volontà di salire, di mantenere questo primo posto. Poi addirittura a questo, cioè a non toccare i giocatori base più importanti, e se diciamo, cerchiamo anche di aggiungere qualcuno che tanto per richiede funzionale al suo sistema, o comunque che può dargli maggiori tranquillità per gestire il gruppo, la squadra. Quindi credo che sia comunque da apprezzare la sforza che stiamo facendo, perché tutta la proprietà sta facendo, cioè qui non si vendono i migliori, si tenta addirittura di prendere qualcun altro in una squadra che comunque è prima, ricordiamoci tutto questo, no? Anche perché, scusa, tutti fanno le pulci al campionato e tutti dicono il Pescara è in rimonta, l'Empoli è forte, eccetera, eccetera. Ma noi abbiamo una spina dorsale, ritengo che poche squadre possono vantare. Un portiere come Sorrentino, un difensore come Muñoz, abbiamo un giocatore come Barreto al centrocampo. Dico Barreto, ma vorrei dire anche Verre, cioè il più Bolzoni, ma dico il più anziano, il più giovane, insomma, fra questi giocatori. Abbiamo attaccanti che si chiamano Hernandez, 12 milioni di Dybala, più o meno meritati, poi lo vedremo, ma ce l'abbiamo lì. Abbiamo un giocatore come Lafferty che forse da solo l'anno scorso ci salvava. Ragazzi, insomma, dobbiamo accontentarci anche di quello che c'è, cioè Belotti. Dico, parliamo poco di quello che abbiamo e molto di quello che dovrebbe venire. Giorgio, secondo me quello che abbiamo è già tanto.
detto già mantenere, però guardate che a livello economico già mantenere quello che abbiamo è uno sforzo che si fa alla proprietà proprio perché vuole ridare al Palermo quella Serie A che l'anno scorso inopinatamente con diversi errori fatti praticamente si è persa. Quindi già resistere in estate e anche adesso nella questa fase a richieste su giocatori importanti credo che sia uno sforzo. Poi ripeto, siamo primi, nonostante quello cerchiamo di trovare delle soluzioni per dare all'allenatore ancora più soluzioni. Io credo che ciò sia un programma che dimostra l'assoluta volontà di fare il meglio possibile. Ancora Massimo Norito, poi le domande dei tifosi e qualche altra curiosità, se ce ne sono. Giorgio, la domanda non c'entra, o meglio, c'entra marginalmente con il Palermo, appunto come esperienza di Palermo, però tu sei un grande conoscitore del calcio, per cui potrai certamente darmi il tuo parere. Oggi la notizia del giorno è l'esonero di Allegri e il probabile arrivo di Seedorf sulla panchina del Milan. A me questa cosa in qualche modo mi ha ricordato la vicenda Gattuso. Ti chiedo, è come dire, una scommessa così come il Palermo scommise su Gattuso oppure c'è qualcosa di più? No, ma questo dimostra che quello che ha fatto il Palermo in estate era proprio un azzardo assoluto. Ci sono giocatori di grande esperienza, di grande passato, di grande curriculum che comunque hanno delle chance. E mi pare che il Milan, se non avesse scelto Seedorf, adesso sarebbe scelto in Drake. Voglio dire, sono possibilità che si danno dei giocatori che si conoscono, che hanno accumulato grandi esperienze, che possono trasmettere ai giocatori. Poi l'esperienza di Gattuso può essere stata anche un po' sfortunata, nel senso che c'era tutta la buona volontà da parte sua, c'è lavoro tanto, impegno, passione, anche risultati come quello di ricompattare subito la squadra che aveva subito lo stress della retrocessione, quindi il suo lavoro ha fatto anche bene in un certo senso. Poi dopo i risultati possono essere non fortunati, non positivi, e veramente per noi che dobbiamo assolutamente risalire e cercare di andare subito sull'esperienza, però ecco, dimostra queste scelte, fa anche il Milan, tante volte tentare di dare una possibilità a uno che non ha magari grande esperienza, però ha grande carisma, grande personalità, può essere una cosa possibile. Per questo io ricordo che l'ho fatto in altri contesti, certamente dove non c'era la pressione per vincere subito, però anche con Conte a Bari questo è stato fatto per dei risultati importanti. Quindi tante volte bisogna anche intuire le possibilità, le potenzialità di qualcuno che non ha magari tutta l'esperienza, ma ha comunque capacità potenziali importanti. E allora, prima di andare da Ignazio, ci sono quattro domande, credo, Flavia, giù di lì, per Giorgio Perinetti da parte dei tifosi. Quindi facciamo questo break dal tavolo degli opinionisti e andiamo con i nostri tifosi. Vai, Flavia. Sì, allora, Salvatore Mongiovì e anche Glader Fabrizio e Roberto Speciale chiedono come mai la trasferta di Perugia è aperta solo ai possessori della tessera del tifoso, visto che è un'amichevole, e se è possibile aprirla anche ai non tesserati. È una richiesta che potete fare? È un amichevole ufficiale, quindi risponde a tutti i canoni di una partita di campionato. Penso che non abbiamo possibilità, purtroppo. Nessuna possibilità. Certo, noi questa partita col Perugia l'abbiamo organizzata non potendo disporre della favorita che deve riposare con il terreno proprio un tanto tempo fa, intuendo che il Perugia era l'unica squadra di C che aveva la sosta, mentre gli altri se ne sono accorti dopo e tutti hanno fatto richiesta, tutte le B hanno fatto richiesta al Perugia di giocare. Per fortuna ci eravamo messi prima, quindi abbiamo un impegno. Anche agonisticamente sarà importante perché il Perugia intanto è il primo in classifica nel suo campionato, poi c'è tutto un contesto ovviamente dove sarà una partita non totalmente amichevole, quindi molto allenante, così la voleva Giacchini. Ancora Flavia. Sì, poi Carmelo Busardò chiede se sono vere le offerte del Genk, quindi del Belgio per Yukani e del Liverpool per Hernandez, e come si comporterà la società? Abbiamo detto, noi non cediamo giocatori in questa, riteniamo importante in questa sessione di mercato, quindi a me non sono arrivate l'altra queste richieste, però se anche arrivasse la risposta la sentiamo già. Ancora Flavia e poi Ignazio. Sì, poi si chiede anche se c'è un eventuale ritorno di Benussi tra i pali. Beh, no, perché
almeno se è andata all'Udinese quest'estate, abbiamo avuto questa possibilità, gliel'abbiamo data, non è che abbiamo incontrato l'Udinese, ma noi credo che avere due portieri in qualsiasi momento possano, ecco, darci la loro esperienza, la loro capacità, insomma, per noi sia importante, noi non possiamo sbagliare, non possiamo naturalmente cedere giocatori che riteniamo importanti. Ignazio Ercoleo, Giorgio. Così delicato, credo. Ignazio Ercoleo per te. No Giorgio, io l'unica è una riflessione più che altro, più che una domanda, non so se sei d'accordo su questa mia cosa che sto per dire, è che adesso Beppe ha avuto un mese di tempo per poter lavorare sulla squadra, dopo averla presa in corsa Beppe ha dimostrato grandissimo tutto il suo valore portando la squadra al primo posto in classifica come abbiamo visto, recuperando un sacco di punti ed ora quello che io mi aspetto è un salto di qualità nella ricerca delle giocate mnemoniche per fare saltare le difese avversarie molto più velocemente di quanto non sia successo in questa prima parte del campionato. E dunque, al di là dei nomi che state trattando, io penso che l'acquisto più importante sia proprio questo, cioè un salto di qualità nella preparazione fisica e soprattutto nelle giocate che ho cercato di illustrare poco fa nella prima parte della trasmissione che danno poi, diciamo, quello spunto, insomma, agli attaccanti per poter realizzare tantissimi gol. Giorgio, l'ultima curiosità, intanto ti faccio rispondere su Ignazio, così andiamo in chiusura e insomma ti liberiamo. Rispondi su Ignazio, sei d'accordo o meno con la sua considerazione? Ma è chiaro che questo soffa aiuta tanto, soprattutto sotto il profilo di immaginare benzina utile per il finale di campionato, ma anche sempre per ribadire la conoscenza dei ragazzi e quello che può volere l'allenatore. Io credo che, io sto vedendo l'Inter giocare adesso, non è bene che giochi bene. Il Palermo comunque ha vinto, questo è importante, e credo che si possa migliorare, certo, si cerchi sempre di migliorare, intanto io mi auguro che la salute sorregga i nostri ragazzi, perché è la prima cosa la più importante, la seconda che mantengano quello spirito che ho visto anche oggi in allenamento e quella disponibilità che ha permesso di data dai giocatori, che ha permesso sempre ai giocatori di fare le scelte senza avere contestazioni, senza avere rimostranze. Chi entra cerca sempre di fare il suo, ecco, se manteniamo questo caratteristico, questo spirito, insomma, credo che le nostre chance di vincere questo campionato siano veramente tante. Giorgio, l'ultima davvero, parlavi di giocatori importanti che ovviamente il Palermo blinda perché insomma il Genoa si è sentito dire no per Barreto, la Fiorentina no per Dybala, Hernandez comunque stuzzica l'appetito, però stuzzica l'appetito soprattutto del Sassuolo che già in estate aveva messo sul piatto per la comproprietà una certa cifra. Ci puoi dire se effettivamente, a parte anche la dichiarazione di Zamparini che ha detto Hernandez non si muove e la volontà ci pare chiara anche del calciatore di voler chiudere l'anno e portare il Palermo in Serie A con i suoi gol, può esserci una tentazione qualora il Sassuolo mettesse sul piatto, oltre a una bella cifra per la comproprietà, anche qualche giocatore importante? C'è questa eventualità? Magnanelli è un nome, per esempio. Ci possono dare Berardi e Magnanelli. Ok, risposta. No, voglio dire che noi col Sassuolo, scusate, che direttore generale del Sassuolo, Bonato, ha detto sì, abbiamo provato a parlare col Palermo, ma la risposta è stata negativa, quindi è chiaro che per assurdo, no? Cioè, si danno due, tre giocatori di Serie A e poi vanno a Hernandez, uno parla, però il discorso questo è solo ipotetico e irrealistico, quindi il discorso è morto prima di iniziare, e lo dice il Sassuolo, abbiamo detto, abbiamo rifiutato quest'estate una cifra importante per la compartecipazione. E questa inverno abbiamo ribadito che non ci sono margini di trattative.